Buonasera ragazzi, come va? Tutto a posto? Non è che non faccio un video. Aspettate, la faccio un po' la musica. Ecco, va bene così. Allora, oggi stavamo discutendo, anzi stiamo parlando di una cosa molto importante che ci sta distruggendo, ma allo stesso tempo la gente riesce a capire che questo virus è veramente dannoso, soprattutto se non rispetta le distanze di sicurezza e soprattutto che non porta la mascherina. Queste persone qui dovrebbero capire che io faccio un lavoro molto delicato, lavoro nell'ambulanza, riescono a capire che questo virus non è solo dannoso, ma credono che sia una tattica del governo, ma non è così, perché il virus c'è, se no non sarebbero stati così tanti contagiati, ecco, diciamolo così. È veramente preoccupante questa situazione, perché io la sto vedendo di tutti i colori nei reparti, ma veramente è dura questa situazione. E ringrazio anche e soprattutto i medici e infermieri che si stanno prendendo cura dei pazienti. Non è facile questa situazione, e soprattutto dovete capire che noi del 118, i soccorritori, non è che stanno giocando. Vi prendiamo, quando state male veniamo nelle vostre case, avendo paura, ovviamente ci guardiamo se avete la febbre oppure se avete altri sintomi, vi proteggiamo, vi portiamo in ambulanza prima del dovuto, perché una cosa che mi è sempre piaciuta, difendere le persone e cercare di aiutare, sicuramente se ci aiutiamo a vicenda, se rispettate le regole, forse questa situazione non c'era, perché sicuramente la Sardegna si salvava, invece le persone di Milano sono entrate, vabbè, comunque, se ne so, avevano una seconda casa, sono entrate qui, e vabbè, lasciamo perdere, quello è passato. Adesso pensiamo al presente, che è ancora più grave questa situazione, e dobbiamo riuscire a superare come abbiamo superato le altre malattie. Però capite che il virus c'è, non è un gioco, non è una fantasia che si inventa allo Stato per controllarci, c'è il virus. Se andate agli ospedali, provate a fare il mio lavoro, qui ne riparliamo. Perché non è una cosa semplice, non è una cosa facile quello che facciamo. Perché anche noi abbiamo una famiglia, abbiamo le persone che vogliamo bene, ci preoccupiamo anche noi. E soprattutto ci preoccupiamo per i pazienti. Tutto qua ragazzi, volevo parlare soltanto di questo, perché ancora la gente non ha capito. Rispettate le regole invece, che sarebbe la cosa giusta. Vabbè, grazie a tutti, alla prossima. Ciao!